Radio Radicale, siamo con Rita Dalla Chiesa di Forza Italia, membro della Vigilanza RAI, per parlare dell'addio di Amadeus dalla TV pubblica. Allora, le volevo chiedere, io ieri ero rimasto un po' sorpreso dallo spazio, anche guardando oggi i quotidiani, a tutto lo spazio che è stato dato in un momento molto complesso della situazione internazionale. Allora, lei come ha trovato questo, diciamo, teledramma dell'abbandono di Amadeus? Ma io credo che non sia un dramma quello dell'abbandono di Amadeus, penso che si tratti della scelta di un grandissimo professionista della RAI che ha deciso altrimenti. Ognuno della propria vita può fare e deve fare quello che vuole, e Amadeus ci ha regalato ascolti enormi, perché prima di lui mai i pacchi avevano toccato il 28, il 29%, Sanremo, c'erano stati dei Sanremo bellissimi, però non ci dimentichiamo il Sanremo, quello che ha fatto Amadeus, dove praticamente c'era la platea vuota perché c'era il Covid. Allora, quello che ha fatto lui lo può fare solo un grandissimo professionista, una persona di enorme sensibilità come Ama, nel senso che lui si è ritrovato di fronte alle poltrone vuote, con le maestranze, con i musicisti, con i cantanti, con Fiorello, a cantare, a fare spettacolo, e questa è stata una cosa grandissima che ha fatto Amadeus, e immagino che nessuno questa cosa se la debba dimenticare, perché noi eravamo chiusi in casa con la paura di quello che ci stava succedendo e lui era lì che cercava di darci un po' di alleggerimento, insomma, di un po' di sensazione di gioco. Quindi se lui vuole andare via, non va via per problemi politici, non va via perché la RAI è meloniana, assolutamente no, se ne va perché c'è un momento nella nostra vita in cui sentiamo di dover fare delle scelte diverse. Lui la sta facendo e io lo rispetto e gli voglio bene lo stesso per questo. Senta, noi abbiamo passato altri periodi della nostra storia televisiva come quella degli anni Ottanta, si ricorda quando Pippo Baudo e Raffaella Carrà passarono a Mediaset, questa fu una, venne considerata una specie di rivoluzione che poi non fu una grande rivoluzione perché sappiamo come andò per loro due. Allora, cosa ne pensa di tutte queste aspettative che ci sono e ritiene che Fazio forse sia quello che è riuscito meglio di tutti a subire questo passaggio senza troppi traumi? Ma di Fazio si era parlato inizialmente di un problema politico. Politico non è stato, perché Fabio Fazio fa degli ascolti, addirittura la 9 è più alti di quanti non ne facesse su Rai 3. La gente lo segue con maggior affetto, con maggiore simpatia. Io stessa, che magari tante volte la domenica su Rai 3 non lo guardavo, adesso vado sul 9 a vedermelo, perché comunque è un grosso professionista. Io direi che a un certo punto la politica vada lasciata da parte nelle scelte degli artisti, perché l'artista non fa mai le cose esclusivamente perché segue il proprio pensiero politico. Lo fa perché segue il proprio istinto, la propria volontà, la propria voglia di cambiare, di provare, di avere nuove sfide. E questo ha fatto Fazio, questo farà Ama, se lo farà Fiorello, lo faranno altre persone, non lo so. Sicuramente adesso ci sarà un terzo polo, perché è chiaro che c'è la RAI, c'è Mediaset e poi c'è la Warner, c'è Discovery, quindi è chiaro che ci sarà un terzo polo che, con dei grossi professionisti, che probabilmente si può permettere anche di pagare in modo molto più alto di quanto non possa fare la RAI, perché la RAI comunque, ricordiamocelo, sempre paga con i nostri soldi, con i soldi del canone dei cittadini, e quindi ne deve rispondere ai cittadini. Loro sono privati e dei loro soldi possono fare quello che vogliono. Ecco, la RAI può essere solo
Amadeus, oppure può essere solo Fiorello? Può Palazzo Chigi, come scrive qualcuno oggi, telefonare affinché non ci si lasci sfuggire Fiorello, che a questo punto diventa l'unico protagonista della RAI? Ragazzi, in RAI ci sono tanti professionisti bravissimi, ricordiamocelo, abbiamo tanti professionisti che fanno un ottimo lavoro. Noi abbiamo cultura, abbiamo giornalismo, abbiamo musica, abbiamo, cioè, la RAI è piena di professionalità importanti. Poi uno poteva essere più legato magari ad Ama, c'è Carlo Conti che è bravissimo, che ha dimostrato di fare bellissime trasmissioni, c'è Antonella Clerici, c'è Mara Venier, siamo pieni di professionisti seri, per cui la RAI magari può essere dispiaciuta per l'arrivederci o per l'addio di Ama, ma io credo che si siano lasciati nel modo più corretto e più giusto possibile per un artista come Amadeus. Ultima domanda, quindi lei non ritiene che oggi la RAI sia all'ultimo stadio, ridotta così, come dice qualcuno, da Telemeloni? No, lo dice chi è contro la RAI, che poi non mi sembra una tele Meloni, francamente, perché io vedo mogli di politici di sinistra che hanno trasmissioni sulla RAI, no? E non ce le hanno da altre parti. Quindi stiamo un po' zitti, cioè cerchiamo un minimo di pudore di mantenerlo, perché sennò dobbiamo fare nomi e cognomi. Grazie Rita Dalla Chiesa. A lei. Grazie.